Ciao a tutti e benvenuti a quest'altra nostra lezione di yoga del mercoledì. Oggi vedremo, oltre che ripetere la solita sequenza del saluto al sole del guerriero danzante, andremo a conoscere tutte quelle posizioni che possono essere definite tipicamente indietro. Quindi andremo un po' in scarico con la schiena e conosceremo e proveremo ad entrare in queste posizioni. Dopodiché vi chiedo di tenere sempre accanto a voi l'oggetto di colore verde che vi avevo chiesto e di tenere in sottofondo la playlist che vi ho mandato qui sotto al link. Adesso vi chiedo di andare direttamente sul vostro tappetino in posizione supina, quindi pancia su, completamente distesi, lasciamo giù le braccia, lasciamo giù le gambe. Abbandoniamoci completamente al pavimento, iniziamo ad entrare in questa lezione, stabiliamo una piccola intenzione iniziando a sentire il nostro respiro. Proviamo a non controllarlo, ma a percepirne soltanto il movimento. Dell'aria che entra e dell'aria che esce. E proviamo a trovare un ritmo neutro. Ognuno ha il suo. Proviamo ad ascoltarlo e ad indirizzarlo in tutte le parti del nostro corpo. Ossigeniamo i tessuti e soprattutto indirizziamolo nelle zone che ci creano qualche piccolo disagio, quelle zone che sentiamo un po' fastidiose. Indirizziamolo lì in modo tale da dare più ossigeno e respirarci dentro. Ancora tre respiri, quelli più profondi possibili. Aumentiamo il diametro toracico e buttando fuori l'aria lo diminuiamo. Ancora inspiro. Espiro e l'ultima volta inspiro ed espiro. Riprendo il respiro normale, per chi aveva chiuso gli occhi adesso può riaprirli e dobbiamo cercare di entrare in una posizione a noi sconosciuta. Proviamo ad andare su un fianco e sollevarci, quindi metterci seduti con le gambe distese e gli ischi a terra, quelli che sentiamo appena sotto i glutei. Cerchiamo di tenere la colonna eretta. Se in questa posizione non riuscite ad estendere completamente le ginocchia, potete provare a fletterle leggermente, quindi portare le piante dei piedi e le ginocchia a livello del bacino. Da questa posizione proviamo ad appoggiare prima una mano, la mano destra, dietro di noi e la mano sinistra ancora dietro di noi. Cerchiamo di farle più o meno all'altezza delle spalle, quindi non esageratamente laterali, ma quasi in linea del bacino. Quindi partiamo dai glutei, andiamo un po' indietro. Da questa posizione ci accompagniamo con le mani a scendere verso il basso e tentiamo di far arrivare i gomiti a terra. Rimaniamo un attimo in questa posizione, cerchiamo di entrarci, di sentire quale parte del nostro corpo vuole aprirsi.
e di continuare a respirare secondo il nostro ritmo. Se la testa crea tensione, come se volesse andare in avanti con il mento, se riusciamo, possiamo allungare la parte centrale della testa verso il soffitto in obliquo, quindi una diagonale dietro di noi. Rimaniamo qui, respiriamo. Sentiamo l'apertura delle spalle, la vicinanza delle scapole e soprattutto il torace che vuole aprirsi. Quindi quando inspiro cerco l'apertura delle coste, sempre lateralmente come sappiamo fare, e la chiusura in espirazione. Questo movimento lo accompagneremo con la testa, quindi quando inspiro apro il torace, lascio andare le scapole indietro, abbandono la testa indietro, prendo aria e butto fuori l'aria, ritorno indietro e chiudo le coste, guardo la pancia, porto appresso la testa e proviamo a farlo più fluido. Inspiro, allargo le coste, abbandono la testa e ritorno, parte la testa, si chiudono le coste e il bacino inevitabilmente va in retroversione. E ripartiamo, anteroversione, mando le creste avanti, prendo aria, allargo le coste e abbandono la testa. E butto fuori, parte la testa, chiudono le coste, retroversione. Andiamo altre due, inspiro. Ed espiro. Riprendo a respirare normalmente, ritorno nella posizione neutra. E percepisco cosa è cambiato, soprattutto a livello delle spalle. Ci respiro. Facciamo due respiri profondi. E due. E da qui piano. Facciamo leva sulle mani, ci sbilanciamo in avanti e ritorniamo nella posizione seduta. E da qui assumiamo la posizione quadrupedica. Portiamo e portiamo le mani, polsi sotto le spalle, le ginocchia sotto le anche. E partendo sempre dal torace, faremo movimenti del gatto, quindi quando inspiro parte il torace, si aprono le coste e guardo avanti. Ed espiro, chiudo prima le coste e la testa segue. Ancora, e inspiro, apro le coste, guardo avanti. E butto fuori, chiudo prima le coste, faccio partire il movimento dal torace e butto fuori l'aria. Ancora, inspiro, apro le coste, guardo avanti, il bacino va in anteroversione. Facciamo partire sempre il movimento dalle coste, quindi espiro, spingo contro il pavimento, retroversione, testa indietro. Ancora due, inspiro, parte tutto dal torace, ed espiro, chiudo le coste, spingo le mani contro il pavimento, butto fuori tutta l'aria. L'ultima, inspiro, ed espiro, spingo e chiudo l'addome.
ritorno in posizione neutra e vado a cercare con il bacino i talloni. Lascio le braccia lì dove sono, poggio la fronte, respiro. E da qui inspiro e quando inspiro spingo leggermente con i palmi delle mani verso il pavimento. Inspiro, spingo, espiro, lascio. Ancora, inspiro, spingo. Il movimento è piccolo e si dovrebbe sentire a livello delle scapole e del torace. Espiro, inspiro, spingo, espiro, lascio. Il movimento è piccolissimo, quasi impercettibile. Se vi concentrate sulla zona del torace e delle scapole e delle coste, sentirete una piccola apertura durante la pressione al pavimento. Facciamo l'ultimo. Inspiro, spingo. Espiro, lascio. E da qua sollevo, srotolo la colonna. Rimango sempre con il bacino sui talloni. Se questa posizione è fastidiosa o sentite troppa pressione a livello delle ginocchia o sul dorso del piede, potete sedervi nella posizione gambe incrociate. Da qui andremo ad allargare le braccia lateralmente e a livello delle spalle, con i palmi rivolti quindi davanti a noi. Allarghiamo completamente le dita delle mani. In questa posizione il bacino è un po' in anteroversione, in modo tale da far rimanere la colonna quanto più retta possibile. Prestiamo soprattutto attenzione alle scapole, che non sono sollevate verso le orecchie, quindi le spalle non sono verso le orecchie, ma vanno verso il pavimento. Ed è la testa che però è sempre sollevata verso il soffitto, come il filo che ci tiene appesi al soffitto. Quindi rimaniamo qui, cerchiamo di sentire tra le dita lo spazio, la stabilità che diamo con le braccia aperte e non dimentichiamoci di sentire la tensione che genera la testa verso il soffitto. Entro nella posizione, ci respiro dentro e ci prendo confidenza. Respirate secondo il vostro ritmo, senza alterare né controllare il respiro. E da qui effettueremo un movimento come se si muovessero delle ali. Quindi andiamo in avanti partendo, aprendo le coste, andiamo in avanti, le braccia automaticamente vanno indietro, il mento in avanti e prendo aria e butto fuori, movimento contrario. Chiudo le coste, le braccia seguono e mi chiudo, guardo la pancia. Ancora, ripeto, inspiro, apro, vado avanti con il busto, rimango le dita aperte e butto fuori l'aria, chiudo. Ancora dal torace, apro, la testa va avanti, bacino in anteroversione, chiudo le coste. La testa va indietro, il bacino in retroversione. Ancora due, apro, tendo le dita delle mani, le spalle sono sempre lontane dalle orecchie e chiudo, espiro. E ritorniamo nella posizione seduta.
Lasciamo le braccia verso il basso come se pesassero e rimaniamo qui un attimo. Respiriamo. Sentiamo quello che sta succedendo alla nostra colonna mentre la mobilizziamo. Prendiamo contatto con quelle zone del corpo che hanno lavorato fino ad ora. Bene. Adesso ci risiediamo di lato. Andiamo di nuovo giù con la schiena. Le gambe questa volta le abbiamo con un angolo di 90 gradi, quindi il ginocchio 90 gradi con l'anca, entrambe le ginocchia. Ma le gambe le possiamo lasciare appese, quindi verso i glutei. L'importante è che creiamo questo angolo di anca e ginocchio. Lasciamo le braccia giù, se vogliamo afferriamo il pavimento con i palmi, quindi rivolgiamoli verso il pavimento, e da questa posizione, tentando di andare in una leggera retroversione del bacino, quindi come se volessi abbottonare la zip dei jeans, teniamo questa tensione, automaticamente l'arco lombare tenderà a sparire. Non appiattiamo troppo, quindi non esacerbiamo il movimento, ma lasciamo comunque che il sacro sia a terra, non andiamo sulla zona lombare. Da qui sentiamo che l'ombelico risale verso lo sterno, reclutiamo il nostro addome ogni volta che buttiamo fuori l'aria. Sentiamo questa tensione che si genera come se il pupe volesse avvicinarsi alle coste. E da qui, mantenendo costante questa tensione, mantenendo costante il respiro, prendo aria e faccio crollare le ginocchia verso destra senza toccare mai il pavimento. Inspiro ed espiro, ritorno. Centro. Inspiro, vado a sinistra. Espiro, torno. Inspiro. Ed espiro. Ancora a sinistra, inspiro. Espiro, torno. Inspiro, destra. Provate a percepire quale sensazione vi dà il vostro corpo anche a livello delle spalle. Quando le ginocchia cadono da un lato o dall'altro, ma rimaniamo con il palmo della mano a terra, sentiamo se si genera una piccola tensione a livello delle spalle, proprio qui sull'omero. Ancora inspiro, l'ultimo a sinistra e torno. Rivolgo i piedi a terra e rimango qui. Anche in questo momento continuo a percepire la sensazione che mi ha lasciato quell'esercizio. Raccolgo le ginocchia con le mani, le porto al petto quanto più possibile e le allargo leggermente, quindi le porto oltre la linea del bacino, come se le ginocchia volessero raggiungere il pavimento. Le lascio andare, sento la tensione che si genera e in quale zona del mio corpo. Respiro e percepisco se
ad ogni espirazione le mie ginocchia riescono ad andare sempre più verso il pavimento. Percepisco le sensazioni di ostruzione, quindi dove, in quale zona del mio corpo c'è più disagio in questo esercizio. E come abbiamo fatto all'inizio, indirizziamo il nostro respiro in questa zona. Non andiamo contro la gravità, non contraiamo nessun muscolo, lasciamo che la tensione si alleggerisca da sola. Sentiamo le nostre anche che si aprono, che si extraruotano. Respiriamo nelle zone con più disagio, ma soprattutto non andiamo in contrasto con la gravità. Appena ci sentiamo pronti, proviamo ad afferrare il piede destro con la mano destra e il piede sinistro con la mano sinistra. Se non riusciamo ad effettuare questo passaggio, rimaniamo ancora tenendoci le ginocchia tra le mani e cercando di estendere leggermente i talloni verso il soffitto. Quindi ginocchia flesse e teniamo comunque i piedi verso il soffitto. Chi ci riesce invece si afferra i piedi. Quindi le dita stanno sulle piante dei piedi, il pollice invece tocca l'alluce, gli alluci dei piedi. Da questa posizione ritorniamo a respirare come prima, tentando di non andare in contrasto con la gravità e di rispettare il respiro. Sento quale parte del mio corpo ne sta beneficiando e quale parte del mio corpo invece resiste a questa posizione. Ci respiro sempre dentro. Non vado mai in tensione con il collo, quindi il mento è sempre in linea con lo sterno, non verso il soffitto, ma verso il collo, come se avessi una pallina tra il collo e il mento. E riproduciamo la tensione che sentivamo nella posizione seduta quando il filo tirava la testa verso l'alto, anche in questa posizione. Quindi il filo in questo caso ci sta tirando dietro. Ad ogni espirazione, inspiro ed espiro. Ancora inspiro ed espiro. Ultimo, inspiro ed espiro. Posizione neutra del capo e da qui riuniamo piano i piedi o le ginocchia, riabbracciamo le ginocchia vicine, facciamo ritornare alla normalità l'escursione di questa articolazione, lasciamo andare un attimo le piante dei piedi al pavimento. E anche qui andiamo nelle zone che ne hanno risentito di più, con il respiro,
indirizzando sempre un respiro positivo e benefico. Indirizziamogli 3 respiri profondi. Vai 2. E l'ultimo 3. E di nuovo riafferro le ginocchia. Da questa posizione continuo a tenere le ginocchia tra le mani, ma avvicino il pupe alle coste. Quindi cerco di reclutare l'addome andando in retroversione con il bacino, forzando che l'ombelico vada verso lo sterno, come se volessi chiudermi ancora di più a ovetto. Mi aiuto un po' con le mani. E ancora riprendo aria, ritorno su con le ginocchia e butto fuori l'aria, retroversione del bacino, raccolgo l'ombelico e vado in retroversione. Mantengo quella tensione con l'addome. Se riesco, porto le mani al pavimento, sempre con i palmi rivolti verso il basso. E mai lasciando la tensione sull'addome, cerco di dondolare più indietro possibile, aiutandomi momentaneamente con le mani al pavimento. Quindi posso anche dare una leggera spinta con le mani per far salire il bacino verso l'alto. Mantengo sempre questa tensione dell'addome e provo ad andare indietro, a sbilanciarmi con il bacino verso il soffitto. E ritorno, controllo, inspiro, ad ogni espirazione vado indietro, butto fuori l'aria. Mi raccomando, quando ritorno la schiena deve rimanere quanto più tonda possibile, quindi non mollo mai la tensione dell'addome. Butto fuori, ancora uno. Aiutatevi con la spinta delle mani, inspiro, espiro, rimango su, rimango con le ginocchia che vogliono andare verso il pavimento, quindi allargo leggermente le anche, il bacino non smette mai di andare verso il soffitto e lascio andare le ginocchia verso le orecchie. Se ci riesco le porto accanto alle orecchie, se non riesco abbandono comunque fin dove arrivo le ginocchia al pavimento. Posso arrivare anche qui, in questa posizione, e lasciare che vadano giù le ginocchia, non è necessario accartocciarsi ulteriormente. Respiro, facciamo 3 respiri. Aiutatevi a bilanciare con le mani, datevi le spinte necessarie per mantenere la posizione. E piano chiudo le ginocchia, mantengo la curva della colonna e scendo giù. E ancora inspiro, espiro, salgo, spingo con le mani al pavimento, lascio andare le ginocchia. Contrasto la perdita di equilibrio con un piccolo reclutamento dei glutei, quindi cerco di attivare i glutei e di tenere attivo l'addome. 3, 2, 1, riunisco le ginocchia, torno indietro e ancora inspiro. Butto fuori l'aria, vado indietro, lascio le ginocchia, tengo il bacino verso l'alto. E da qua, per i più coraggiosi, proviamo a distendere le gambe, quindi prima il ginocchio destro, partendo
Il movimento parte sempre dal tallone, quindi inizio a spingere verso il soffitto con il tallone e estendo il ginocchio. Il tallone va indietro, il ginocchio va verso il soffitto. Ritorno e piano chiudo le ginocchia, scendo e da qua inspiro ancora, prendo aria, butto fuori, vado indietro, mantengo e prendo aria, spingo col tallone sinistro verso il soffitto ed estendo la gamba sinistra indietro. Rimango un attimo e riprendo aria, raccolgo il ginocchio e butto fuori, scendo schiena tonda, sempre in retroversione. Ancora l'ultimo, mi ispiro, butto fuori l'aria, vado indietro e da qua inspiro, espiro, stendo la gamba destra e inspiro ed espiro, stendo la gamba sinistra. Non è importante che arriviate con le punte dei piedi al pavimento, l'importante è che cercate di mantenere il bacino verso il soffitto e la tensione che parte dai talloni. Se riuscite a appoggiare le dita al pavimento, non dimenticatevi che il bacino deve andare sempre verso il soffitto, quindi non andiamo troppo eccessivamente indietro. Stendo, rimango se ci riesco e piano controllo, fletto il ginocchio destro, fletto il ginocchio sinistro, ti unisco e piano controllo con le mani, schiena tonda e scendo giù. Andiamo l'ultima volta, inspiro, espiro, inspiro, talloni verso il soffitto e distendo. Cerco di respirare un po' in questa posizione. E ritorno. Fletto il ginocchio destro, fletto il ginocchio sinistro, riavvicino, schiena tonda, scendo giù e ritorno con le piante dei piedi al pavimento. Respiro un attimo. Come sempre in questa pratica ritroviamo quelle zone che hanno trovato il movimento e che ne hanno risentito e cerchiamo di mandare il nostro respiro. E da qui ci giriamo sul fianco destro, ci ritroviamo in posizione prona, pancia giù, da qui portiamo le mani al petto, spingiamo con le mani verso il pavimento e andiamo a ritrovare i talloni con il bacino. Rimango qui nella posizione. Non perdo mai l'attenzione di quella zona che ha subito il movimento e quindi la posizione di prima. E associo, se riesco, la sensazione di apertura del torace che abbiamo provato nelle posizioni iniziali. La vostra colonna vertebrale si è mossa in varie direzioni, tranne quelle di
torsione. Le vostre coste, le vostre articolazioni, costo vertebrale si sono mobilizzate, quelle che connettono le coste alla colonna, e la vostra zona lombare e toracica si è distesa con l'esercizio di piegamento che abbiamo eseguito prima. Abbiamo creato spazio all'interno della colonna e abbiamo permesso il movimento. Incarniamo questa sensazione e rimanendo con questa sensazione addosso ci prepariamo alla pratica della sequenza, che faremo molto più velocemente. E da qua, srotolo la colonna, poggio le mani sul pavimento, punto le dita dei piedi, rotolo indietro, e da qua distendo le ginocchia. Ricordo sempre che potete letterle leggermente o mantenerle estese con il peso sugli avampiedi. Rimango giù, sento la tensione e da qui srotolo la colonna verso il soffitto, la testa sale per l'ultima e iniziamo con la sequenza. Da qui prendiamo aria e allarghiamo le braccia e butto fuori l'aria, bagno al petto. Ancora, inspiro. E butto fuori l'aria, palmi al petto, seguo i palmi e riarrotolo la colonna verso il basso. Lascio abbandonata. E da qua entriamo nella posizione della sedia. Quindi prendo aria, fletto le ginocchia, allungo le braccia verso l'alto e verso le orecchie. E ancora, inspiro, estendo le ginocchia, espiro, apro e mi siedo. E da qua lascio andare le braccia verso il pavimento, poggio le mani, entro nella posizione di plank, allungo e allungo. Rimango con la sensazione del pube che raggiunge le coste. Quindi retroversione del bacino, non ve dico, sale verso lo sterno. Da qua andiamo ad effettuare il piegamento, oppure poggiate le ginocchia ed effettuate il piegamento. Da qua facciamo il piegamento, andiamo indietro con i gomiti, poggiamo le ginocchia, poggiamo i polsi del piede, prendo aria e butto fuori estendo. Ancora, inspiro, fletto i gomiti, espiro, spingo contro il pavimento e le scapole si baciano, apro quanto più possibile il torace. Ultimo, inspiro, scendo, butto fuori, spingo, apro. E da qui, piegamento inverso, quindi vado indietro con i gomiti, chi vuole sempre sulle ginocchia, altrimenti vuoto già le punte dei piedi, salgo su e vado nella posizione del cane. Espiro. Anche qua ricercate
la sensazione di apertura del torace e di apertura, di avvicinamento delle scapole. E anche qui potete flettere le ginocchia se sentite troppa tensione nella parte posteriore delle ginocchia. E da qui sollevo dal tallone il piede destro che va verso il soffitto e ritorna in avanti, si poggia al pavimento e saliamo su mani busto. Il piede sinistro, vi ricordo che è intravoltato e poggia con il tallone. E da qua, mani al petto, prendo aria, apro il torace e stendo la colonna indietro e butto fuori l'aria, palmi al petto. Da qui ruotiamo il bacino in avanti, lasciando il ginocchio in direzione del quinto dito del piede, apriamo le braccia, palmi verso il basso, guardiamo la mano destra e prendo aria, giro il palmo verso il soffitto, vado in avanti con il busto e butto fuori l'aria, allungo. E vado, prendo aria, torno direttamente giù, allungo il braccio sinistro e abbraccio il piede destro con la mano. Ritorno giù con la mano sinistra, ruoto di nuovo il bacino e riporto indietro il piede destro sempre dal tallone. E ritorno giù. Andiamo con il piede sinistro. Inspiro, spingo col tallone, lo porto in avanti e salgo su mani giusto. Mani al petto, apro il torace, inspiro e butto fuori palmi al petto. Ruoto il bacino, il ginocchio sinistro verso il quinto dito. Guardo la mano sinistra, spingo un po' col ginocchio esternamente, quello flesso, prendo aria, ruoto il palmo della mano, traslo in avanti con il busto e butto fuori l'aria a lungo. E di nuovo riprendo aria, vado giù, abbraccio il piede, allungo il braccio, spingo con la mano sinistra verso il pavimento, non vi accartocciate, e ruoto il bacino, porto giù la mano destra e ritorno, piede sinistro e torno giù. Rientriamo nella posizione del cane e ne usciamo o gentilmente con il piede destro che va verso la mano destra e il piede sinistro verso la mano sinistra o con il salto. E da qua entriamo nella posizione della sedia, prendo aria e butto fuori e stendo. E prendo i palmi, butto fuori l'aria, srotolo. Prendo aria e stendo. Butto fuori l'aria, apro dal soffitto verso il basso e palmi al petto. Bene. Adesso assumete, come sempre, la posizione che vi è più comoda, o seduti, o sdraiati, pancia su, o in piedi. Cercate la vostra posizione, cercate il vostro equilibrio. E iniziamo con il calmare il respiro.
faremo 4 respirazioni con apnea. Quindi prendo quanta più aria possibile allargando le coste, mi blocco 4 secondi e butto fuori l'aria, chiudo le coste. Ancora, inspiro, apro, riempio quanto più possibile, trattengo e butto fuori. Ancora, inspiro con questa sensazione di apertura, trattengo e butto fuori. Benissimo, cercate di prendere confidenza con il vostro nuovo respiro. Momentaneamente, se volete, potete chiudere gli occhi, altrimenti rimanete con gli occhi aperti e cercate di percepire i piccoli movimenti che crea il vostro respiro dopo la pratica. Se è diverso rispetto all'inizio, se è più forte, se è più veloce, se è più lento, se è più deciso. Prendeteci confidenza. Non smettete di ascoltarlo. E non smettete di andargli incontro. Accanto a voi, nel frattempo, c'è l'oggetto di colore verde. Cerchiamo, come sempre, senza mai distogliere l'attenzione dal respiro, di inalare, inspirare questo verde, di tuffarcici dentro, di fotografarlo e di tenerlo sempre negli occhi come se fosse l'unica cosa che possiamo vedere. Focalizzatelo bene, respiratelo e appena ve la sentite, con questo verde negli occhi, chiudete gli occhi. A cosa vi fa pensare il verde? Possiamo pensare alle piante, possiamo pensare a tutto ciò che è vegetale, tutto ciò che cresce, ma soprattutto a tutto ciò che sta bene, che è in salute. Una pianta è in uno stato di benessere se è rigogliosa, se è verde, se è di un verde luminoso, di un verde deciso. E pensiamo, le piante respirano. Chi ti alimenta il nostro respiro? E chi va più che altro di pari passo con il nostro respiro è il cuore, un organo che è in stretta connessione con il respiro e quindi con i polmoni. Non vanno mai incontro a collisioni questi due grandi sistemi che ci permettono di vivere. Non vanno mai in collisione, cercano sempre di cooperare, di lavorare insieme, soprattutto quando si è in uno stato di benessere,
di armonia corporea. E qui, è proprio qui, a livello del nostro cuore, che inizia quella che è la coscienza e la conoscenza delle nostre capacità mentali, di quella che è la nostra mente emotiva, di tutto quello che possiamo provare attraverso il cuore. Tutto quello che è emozione, tutto quello che è sensazione, anche se spesso e volentieri ci appaiono pensieri che ci influenzano, che non ci lasciano molto spazio di esprimerci. Ma è qui che dobbiamo cercare, tentare a tutti i costi di comportarci con comprensione. Con comprensione nei confronti di quei pensieri, di quelle emozioni. Cuore in sanscrito vuol dire dare e prendere. E soprattutto cercare di portare in equilibrio, soprattutto nei rapporti umani, nelle relazioni umane, il dare e il prendere. È qui che entra in gioco la generosità, la compassione e il perdono. Sono tre sentimenti forti, tre sentimenti che si fanno sentire, e per questo vanno accolti e messi in atto. Attraverso cosa? Attraverso la disponibilità verso noi stessi, verso l'altro, ma soprattutto verso le nostre emozioni. E respiriamo questo verde come stato di quiete, di benessere, di armonia. E tentiamo di dipingere il perdono, la compassione e la generosità di questo colore, con questo colore. Cerchiamo di dipingere questi sentimenti, cerchiamo di dipingerli immaginando che fossero tangibili. Diamogli una forma. Qualsiasi, diamo una forma al perdono, diamo una forma alla compassione e diamo una forma alla generosità. Immaginiamo che siano tangibili e immaginiamo di poterli accarezzare con della vernice verde in mano. Magari uno sarà più chiaro di un altro, uno avrà un'immagine immediata rispetto a un altro. Ci concentriamo su quello che ci appare prima. E tentiamo di dare a queste tre emozioni un respiro di libertà, un respiro di apertura. Facciamo scorrere più aria per far scorrere tutto l'amore che abbiamo all'interno, tutto l'amore che abbiamo da dare, tutto l'amore che abbiamo da prendere. Accompagniamo tutto questo con il respiro, facciamo fluire il colore, facciamo fluire le forme, facciamo fluire le immagini. Tentiamo di dargli una forma, se vogliamo anche al respiro, e chiediamoci se siamo aperti o chiusi nei confronti di queste emozioni e soprattutto se siamo pronti a fare il primo passo verso di esse.
respiriamo con tutto l'amore che abbiamo nel nostro cuore. Facciamo cooperare nella maniera più perfetta possibile il respiro con il battito del cuore. Integriamo, sentiamo integrati questi due sistemi insieme. Ci sentiamo completi. E cerchiamo di ripetere nella nostra mente se siamo aperti o chiusi alle emozioni, al perdono e alla compassione, e se siamo disposti a fare il primo passo verso di loro. Ci facciamo accarezzare da queste due domande, senza sentirci in disagio nei loro confronti, senza dover dare una risposta immediata, esatta, giusta, sbagliata. Non giudichiamo quella che è la risposta. Diamola col cuore. La prima che ci viene in mente, diamocela. E continuiamo a visualizzare quelle forme, quelle parole, quelle emozioni che hanno preso forma nella nostra mente, e cerchiamo di vestircene, passando come esempio, come se fosse un pennello, con il nostro respiro, il colore verde, all'interno e all'esterno del nostro corpo. Tentiamo di inspirare e immaginiamo che l'aria vada verso i piedi, ed espiriamo, immaginiamo che l'aria esca dai piedi e rientri quando ricomincia l'inspirazione dal naso. Immaginiamo che tutto questo respiro, questo circolare di respiro, sia un enorme cerchio verde. E noi siamo lì al centro, circondati da tutto l'amore che abbiamo all'interno di noi stessi e di tutto l'amore che possiamo prendere. Ricordiamoci, senza mai smettere di far fluire il respiro in questo cerchio, che per primi siamo al centro, e se amiamo noi stessi possiamo riuscire a fare il primo passo verso l'amore degli altri, verso il perdono degli altri e verso la compassione degli altri. Perdoniamo prima noi stessi per poter perdonare gli altri. Non smetto mai di far circolare il respiro, non smetto mai di far circolare l'aria, e mi sento parte di questo grande anello. Percepisco le sensazioni che ho avuto durante questa piccola pratica, durante questa piccola meditazione, le raccolgo, le tengo per me, e in questo piccolo angolo che ci siamo ricreati ci possiamo ritornare ogni qualvolta che ne abbiamo bisogno, con la sicurezza di poterci tornare. Usciamo dalla meditazione con un respiro profondo, immetto quanta più aria possibile, mi rivesto di verde all'interno e butto tutta l'aria possibile e mi dipingo di verde all'esterno. Ancora inspiro,
inspiro il verde, inspiro il benessere, butto fuori, mi dipingo dall'esterno. E ancora inspiro il perdono, l'amore e la compassione, e butto fuori l'aria, mi vedo di fronte a me. Riprendo il mio respiro naturale e in qualsiasi posizione voi siate, appena ve la sentite, riaprite gli occhi. Cercate di ritrovare il vostro corpo, di risentire il vostro corpo in qualsiasi posizione voi siate, prima di riprendere a muovervi. Sentite di nuovo il vostro corpo, cercate di muovere i piedi, muovete le mani, muovete le spalle, la testa. Cercate di riprendere contatto con il vostro corpo. E per oggi la nostra lezione è terminata. Se avete piacere, ovviamente potete scrivermi anche in privato per qualsiasi sensazione, qualsiasi emozione che volete condividere. Ci sono. Alla prossima!